Amici e amiche di Endio Channel, bentornati al quarto episodio dedicato all'impero russo su Victoria 2. Allora, gli ultimi tre episodi sono stati episodi di pianificazione in cui abbiamo strutturato la crescita di una nazione, la Russia, molto estesa, scarsamente popolata, soprattutto con un divario tecnologico nei confronti dei vicini occidentali stratosferico. Allora, ad oggi siamo in questa situazione. Abbiamo sistemato le finanze, in realtà addirittura la piccola classe media, gli artigiani sono molto ricchi, il clero è ricco, abbiamo i poveri che stanno abbastanza bene, i ricchi pure. Un'amministrazione che costa tanto ma è all'80% dell'efficienza ed è una percentuale molto alta, cercheremo di portarla al 100%. Abbiamo un'educazione al 15,4% di tasso di alfabetizzazione. Quando siamo partiti eravamo al 10%, quindi è un più 54%, è un ottimo risultato, però dobbiamo continuare a crescere. E una popolazione che adesso sfiora i 72 milioni e mezzo, i 71 milioni e mezzo, li supera abbondantemente. Togliamo la pausa, velocità 4. Ora, d'ora in poi, ad ogni episodio, controllerò le finanze e la popolazione e farò come dire, li metterò una vicina all'altra con i valori finali, quindi faremo una comparison, un paragone tra la crescita, diciamo per vedere la crescita della popolazione da inizio a fine partita. Quindi iniziamo nel 1850, quando dico partita intendo video. Dobbiamo anche cercare di, intanto sopprimere sempre il momento di suffragio, dobbiamo cercare di portare la consapevolezza e l'infamia il più in basso possibile. Aspetta un attimo, tensioni in Serbia. Merda. Vabbè, perdo prestigio perché non. Militancy in non colonia meno 001. Conscience in non colonial meno 001. Ordine gerarchico. E abbiamo il coke, il carbone coke e le miniere di carbone producono più 50. Perfetto. Questo ci farà schizzare, infatti. Ci fa schizzare in alto il bilancio, ma soprattutto, ragazzi, il carbone diventa la quarta risorsa più esportata perché adesso le nostre miniere di carbone iniziano a essere particolarmente produttive. Guardate quanto stiamo guadagnando adesso. Wow, questo è tutto export di carbone, ve lo dico io. Ok, ho iniziato anche a preparare, diciamo così, il takeover dei paesi che adesso sono sotto il controllo degli ottomani. Perché? Perché mi immagino molto presto. Ah, gli ottomani che cercano di liberare il Libano, sì, certo, tanti auguri. Mi immagino gli ottomani che escono dal G8 e quindi possono essere non soltanto sferizzabili, ma anche le nazioni nella loro sfera. L'Argentina va in bancarotta, guarda un po', guarda un po'. E questo è il motivo per cui, scusate se rido, ma è il motivo per cui Valacchia, Serbia e Moldavia per il momento sono le nazioni a cui sono interessato. Per ora, alleanza con Persia, alleanza con Svezia nella mia sfera di influenza. Il Messico è nella sfera, ma non è alleato, lo utilizzo semplicemente come una nazione cuscinetto per la mia economia, anche perché è abbastanza estesa. E non appena possibile iniziamo a creare un casus belli, anzi lo possiamo fare subito, abbasso la velocità. Political reform design 10%. Iniziamo ad alzare l'esercito, anzi, probabilmente potevo farlo più avanti, ma ormai sono andato. Portiamo una seconda armata vicino a Bukhara e iniziamo a costruire la guerra concessioni. Scusate un attimo, non capisco se le concessioni. Non capisco che cosa voglio dire. Concessioni sono concessioni coloniali. La provo, dai, provo questo casus belli perché costa soltanto 5 punti infamia. Se poi mi accorgerò che le concessioni coloniali non mi permettono di conquistare Bucarest, avrò sprecato una guerra. Ma è una cosa che non mi ricordo, che non conosco, quindi la provo. Sapete che questo è un gameplay in cui io ci provo, ma non so bene dove andrò a finire. Intanto no, stiamo guadagnando veramente tanto. Questa era una buona idea, quella di abbassare le tariffe. Questo in teoria dovrebbe migliorare la salute della nostra industria, che è sempre pessima. Ma è pessima perché mancano gli operai. Io ho creato tante industrie nella speranza che gli operai crescessero per conto loro, ma guardate, sono pochissimi. Sono
Sono pochissimi e crescono pochissimo. Nonostante la popolazione russa cresca a modo strabiliante, gli operai no. Quindi io sto incoraggiando tantissimi clergymen. Come vedete, da quando ho iniziato a fare l'incoraggiamento dei clergymen abbiamo guadagnato quasi 1,5 punti di ricerca scientifica. Ok, abbiamo un po' di infamia, ma poco male. National Focus. Allora, vediamo di fare un terzo National Focus, questa volta in Kazan, non proprio ancora con i clergymen, o facciamo anche in questo caso clergymen e Kazan. Quanti ne abbiamo? Ma 1,6%, cerchiamo di portare al 5% i clergymen e poi cambiamo. Oh, ho sbagliato. Biologismo! Ok. Education efficiency più 10%. E il darwinismo dà un'education efficiency del 50%. Ah, e si è sbloccata nel 1850. Avanti, biologismo. In questo caso abbiamo proprio una Russia tutta dedicata all'accademia, alla scienza. Una Russia molto diversa da quella che era in realtà, evidentemente, ma. Diplomazia. Ok, abbiamo il casus belli. Secessione di territori, Bukharan, Tagikistan, Bukharan, Western Afghanistan. Boh, proviamo a vedere. No, declina. Declare war, concessioni. Vediamo un attimo quali sono queste regioni prima di attaccare, perché. Abbiamo Bukharan, ok, d'accordo. Uzbekia, Asia, Tagikistan. Ok, il Tagikistan è questa regione. E qui abbiamo Western Afghanistan. Ah, capisco. Ok, posso prendere Balkh praticamente. Pff, quanta roba. Dichiara guerra, dai. Va bene, dai, dichiariamo guerra e chi si è visto si è visto. Avanti. Velocità 3. Bukharan è assolutamente impreparata a questa guerra perché ha l'esercito, vedete, a metà del proprio. Merda. Sono scappati. Alla metà del proprio mantenimento, no? Portiamo le truppe imperiali, le truppe russe, nelle città di Bukhara, Samarkanda. Io credo che Samarkanda fosse in. Vabbè, forse mi sbagliavo. Porto la velocità a 4 così non ci annoiamo. No, ma ho fatto veramente. Ho usato un casus belli sbagliato. Però almeno ho capito di cosa si tratta. No, non voglio fare la pace con Bukhara. Perlomeno voglio distruggere completamente il loro esercito, se proprio devo. Perché loro mi vogliono già concedere la provincia afghana, chiaramente, ma io dico no, neanche per scherzo. Intanto i liberali continuano a salire, sono il 25%, non male. Intendo dire non male perché poi potrei fare riforme. Pluralismo più 5%. Suppression efficiency meno 5, vabbè pazienza, però il pluralismo ci aumenta e anche di tanto l'efficacia dei punti ricerca. Ok, possiamo chiedere la pace, dai, in questa guerra un po' inutile. Perché abbiamo distrutto completamente l'esercito di Bukhara, o Bukhara, whatever. Possiamo chiedere la pace. Una piccola provincia, Balkh. E per prendere una piccola provincia ci siamo presi 3 punti di infamia. Va bene. Adesso il punto. Pluralismo più 5, ok. Il punto è che possiamo iniziare a costruire un casus belli contro l'Afghanistan stesso. Magari aspetto di avere meno aggressive expansion e poi ci penso. Volevo vedere che cosa si produce in Afghanistan. Lana, legno, grano. Non c'è carbone, non c'è ferro. Lana. Non c'è neanche l'oppio.
A parte gli scherzi, è una risorsa che si può commerciare. A Bucara invece che cosa abbiamo? Ehi, la Germania cosa? Ah, la Germania ci chiama in guerra con per la guerra franco-prussiana. Procediamo. E abbiamo l'Ermitage, 5 punti di 5 punti di prestigio. Allora, diplomatic. Yeah, ragazzi! Voi vi stavate rompendo le palle perché non facevo le guerre? Perfetto. Adesso abbiamo la Svezia, la Germania del Nord. No, la Svezia non è in realtà. Mi piacerebbe però chiamare i miei alleati se potessi. Non posso. Non sono leader di questa guerra. Quindi praticamente mi state dicendo che mi sono appena messo in un grandissimo cul-de-sac in cui Germania, Danimarca e Russia sono contro Francia, Austria, Modena, Papa e Piemonte. Ma soprattutto Modena, ragazzi. Cazzo. No, va bene, dai, una battuta a parte. Devo alzare immediatamente anche il mantenimento navale per questa guerra. E devo riflettere sulla disposizione delle mie truppe. Adesso qui non c'è da scherzare. Se fino ad ora avevamo fatto un po' i coglioncelli, adesso veramente non c'è assolutamente da scherzare perché questa guerra sarà abbastanza difficile. Porto la velocità a 3 e togliamo la pausa. Abbiamo quasi 900.000 rubli da parte. La Germania ha dichiarato guerra con il mantenimento a metà? Allora, giusto per capirci, l'obiettivo che quale sarebbe? Liberare l'Alsazia e Lorena. Chiaro. Chiaro, chiaro, chiaro. Oserei dire. Cerchiamo di prendere Vienna. Il problema è che questi mobiliteranno. Io non voglio mobilitare. Anche se mobilitando potrei praticamente già vomitare una quantità indescrivibile di uomini, ma abbiamo se quasi 74 milioni di russi e non voglio perderli, voglio che la popolazione continui a salire. Perché sì, perché presto, abbiamo iniziato la partita da pochissimo e abbiamo già così tanti milioni di uomini. È un po' il mio pallino, il mio obiettivo di gioco. Intanto abbiamo gli austriaci che stanno attaccando in Polonia. Io adesso se riuscissi ad avere un leader con una buona attacco morale più 18 non è male. Però magari qualcuno. Tanto qui raggruppiamo. Morale più 30, ammazza, oh. Ho dei generali tosti. Dai, riesco quasi quasi a schiacciare gli austriaci che stanno cercando di prendere Kielce. Ma tutti i miei uomini dove sono allora? Che cazzo. Non si muovono. Questi ora stanno in Cina ormai, non niente, lasciamo perdere. Va bene, dai, siamo quasi pronti per attaccare. Mega attacco prima di perdere Kielce, tanto la perdiamo. Bravo. Maledizione. Sono curioso di vedere la qualità delle truppe, perché io non ho mai ricercato tecnologia militare, quindi il mio esercito è molto scarso, ma numericamente potrebbe essere superiore a quello austriaco. Ok, abbiamo vinto. Inseguiamo l'esercito austriaco nel tentativo di riprenderli a Premysl. Ok, perfetto, dovremmo essere in grado di distruggere completamente. Quindi anche di guadagnare punti con le battaglie. Aspettate che forse riesco a migliorare l'influenza con la Moldavia. Oh, posso addirittura aggiungere la sfera. Ragazzi, l'ho proprio rubata già ai turchi. Non è che sono già sbucati fuori dal. Sì, ragazzi, ecco il motivo. Ecco spiegato il motivo. La Svezia è diventata grande potenza. E questo è il motivo per cui mi hanno. Adesso è tutto chiaro. Questo è il motivo per cui mi hanno offerto un'alleanza. E bene. Io adesso posso mettere in sfera di influenza anche gli ottomani. E è fantastico perché adesso Valacchia e Moldavia molto presto diventeranno miei. Entreranno nella mia sfera. Ottimo, ottimo, ottimo davvero. Ok, 5, 1.5 è andata.
Magari a Kosic riusciamo a fare l'ultima. Ma questa è tutta cavalleria, tra parentesi, sono tutti dragoni e cavalieri. C'è un'efficienza a questo esercito che fa pietà. Però è velocissimo e riesco a quindi ad essere più rapido dei miei avversari. Devo però sperare che i tedeschi superino i francesi, la cosa non è semplice. Però se noi teniamo diciamo così, il fronte austriaco pulito, magari loro riescono a concentrarsi, quindi. E intanto guadagniamo anche dei punti, perché questa guerra adesso è al 10% per i tedeschi. Li metto tutti insieme e voglio proprio vedere se con uno scatto felino riesco ad arrivare a Vienna con tre dragoni e corazzieri e cavalleria. Praticamente un esercito di tank. Perché la Spagna ha questa bandiera? Cos'è questa storia? Perché la Spagna ha questa bandiera, ragazzi? Cosa diavolo è successo? No, ma sono curioso. Monarchia assoluta. Offro un'alleanza, la accetto perché voglio che entrino in guerra contro i francesi. Ah, però io non la guido questa guerra. Vabbè, però in funzione antifrancese me li tengo alleati adesso. Non ho capito perché hanno perso la loro bandiera, ma può essere che mi interessi anche poco. Ah, il papato ha 11.000 uomini. Aspetta, aspetta, questi fanno una fine bruttissima. Attacco più due, benissimo. Tanto portiamo nell'Adriatico la flotta imperiale del Mar Nero. Ottimo! Vabbè, non ci posso credere, dai. Intanto a Vienna abbiamo 38.000 cavalieri che le hanno prese di santa ragione. Stanno soffrendo di attrition, però. Però se siamo bravi riusciamo a far cadere Vienna. E con la caduta di Vienna direi che la parte austriaca del conflitto, anche perché vedo che anche la Boemia sta per cedere, i tedeschi sono praticamente arrivati. Ottimo, ottimo ragazzi, non potevo chiedervi meglio. Ho missione di per civilizzare. A parte che abbiamo il 20% di punti diplomatici, minimum life rating meno 10. Questo significa che noi adesso ci possiamo godere la colonizzazione delle ultime terre che praticamente erano rimaste vuote. Beh no, qui ce ne serve di più, però pazienza. Sì, va bene. Poco male. Però iniziamo a colonizzare, perfetto. Ottimo, molto bene, molto bene. Questa guerra era inaspettata, però ci voleva per dare un po' di pepe a questa partita. Ma soprattutto la stiamo conducendo abbastanza bene, direi. Siamo al 28%, abbiamo vinto a Chisinau contro il Papa. E direi che possiamo spostare sì, il nostro esercito in Romania ed iniziare ad annettere. Voglio vedere se io posso aggiungere un war goal. A questo punto potrei cercare di prendere la East Galizia, questa regione, strappandola all'Austria. Vediamo se possiamo farlo. Acquire state, abbiamo 6 di infamia. Dove la trovo? East Galizia. Ci dà 11 di infamia. Va bene, me la prendo, cioè mi va benissimo. E adesso porto le mie truppe a strappare i forti in modo da avere. Devo prendere Stiri e Stanislavov. Ok. Questo fa ticchettare punti in più, in su. Punti vittoria per noi. Così nel caso in cui. Beh, però anche la. Guardate che anche l'Alsazia-Lorena se la sta passando male.
Forse abbiamo scommesso sul cavallo giusto, ragazzi, con la Prussia. Gli ottomani vanno in bancarotta. Perfetto. No, beh, insomma, perfetto proprio no, però buono per noi. Perché gli ottomani sono i nostri vicini deboli adesso. Ci offrono un'alleanza. Ci offrono un'alleanza. Sono ancora alleati dello UK? No. Peccato che abbiamo la l'infamia così alta. Fatemelo dire, peccato. Perché se no io provavo a spingere anche nei confronti degli ottomani. Ambasciatore insultato? Vabbè, però qui questo evento fa sempre guadagnare punti, quindi non ho bisogno di un casus belli contro la Francia. Siamo al 34%. No, mi auguro di cuore che... i tedeschi si ricordino di noi in fase di pace, perché se questa cosa funziona riusciamo a staccare un pezzettino interessante di impero austro-ungarico e ce lo portiamo dalla nostra. Niente di estremo, però visto che possiamo permettercelo. Peccato che avevo già l'aggressive expansion alta, scusate, l'infamia alta, perché se avessi avuto zero adesso potevo chiedere un altro pezzetto d'Austria. E visto che l'Austria praticamente adesso è... abbiamo il 75% dell'East Galizia, quindi Daily Chains più 0015. I punti hanno iniziato a ticchettare verso di noi. Dovrei però portare uomini sul fronte francese per dare una mano ai tedeschi da questo lato. Perché se non prendono l'Alsazia e Lorena potrebbe essere difficile per loro. Comunque abbiamo fatto tutto senza nemmeno fare la mobilitazione. Questo mi rende molto contento. Davvero. Non sto scherzando. Ok. E questi tre... vai, grandi ragazzi. Grandi, grandi, grandi. Allora, pace. Pace. La Germania ha ottenuto l'Alsazia Lorena, quindi i francesi hanno ceduto l'Alsazia Lorena. Noi abbiamo ottenuto la East Galizia, quindi come volevamo ottenere, quindi abbiamo una regione in più strappata all'Austria. Sono estremamente contento perché è la nostra prima vera e propria guerra e l'abbiamo vinta benissimo, quindi la nostra alleanza Germania-Russia funziona, diciamocelo. Adesso portiamo tutti i nostri ragazzi a casa, anzi però magari non in questo modo, cerchiamo di tenere gli eserciti. Questa divisione di cavalleria va tenuta in considerazione, la teniamo sul confine a Kielce perché penso che possa essere utile. Ok, vediamo se abbiamo dimenticato qualcuno. No, abbiamo tutti. Abbiamo perso un po' di unità perché siamo soltanto 62. La nostra popolazione sta a 77 milioni, quindi no, non è morta la popolazione. Dovrei iniziare a sopprimere il movimento di liberazione polacco. Sì, se soltanto avessi 39 punti di soppressione, ne abbiamo soltanto 30,8. E i ribelli si stanno organizzando, sì, in particolare i nazionalisti polacchi. Questo potrebbe portarmi a dire, ragazzi... Ah, ma perché qui abbiamo... Cazzarola, abbiamo messo insieme troppi uomini. Split in half. Militarizziamo la Polonia in modo da prepararci a un'insurrezione. Cosa dite? Perfetto. Perfetto. Allora, questa provincia, l'East Galizia, produce mafia, grano, allora andiamo sul RGO, e carbone, 14 e 23 ragazzi, abbiamo messo le mani su due miniere di carbone notevolissime, qui c'è tutto il carbone dell'impero austro-ungarico, nella prossima guerra dobbiamo cercare di prendere a questo punto anche la... Przemysl, oppure Košice, la Slovacchia. Quindi la Slovacchia o la West Galizia. Forse suona meglio West Galizia. West Galizia che comunque si arriva
Abiesco, sì, decisamente. West Galizia must be conquered, quindi teniamoci pronti eventualmente. Vediamo intanto se con la diplomazia possiamo buttare nella nostra sfera qualcuno. No, ma ci stiamo lavorando. Ok. Beh, meglio di così non si poteva chiedere. La Svezia con chi è alleata? Soltanto con noi. Quindi anche questo è ottimo perché se un domani li tradiamo possiamo poi attaccare e vincere abbastanza facilmente. Allora, adesso però è il momento di tornare a fare i bravi. La flotta torna a Sinferopoli, più pluralismo, bene. E noi possiamo finalmente creare i nostri protettorati con tutto il prestigio che ne consegue. Cioè tutto, un po' di prestigio, niente di eccezionale però. Perfetto, e quindi il terreno che era vuoto è stato riempito. Purtroppo non posso andare a nord a colonizzare perché devo fare una piccola cosa, onde evitare che mi si spenga la TV da cui sto registrando perché non ho monitor. Storia lunga, ragazzi. Ok, sistemato. E non abbiamo letto la rivoluzione degli Hawaii, la guerra tra Impero Cinese e Mongolia, questa l'avevo notata. Insulto dei modenesi, guerra tra Germania del Nord e Francia, guerra finita. Egitto e Ottomani, wow. Rivoluzione dell'impero cinese, questo è interessante. No, non voglio l'alleanza con il Messico. Interessante perché l'impero cinese sta crescendo notevolmente. E la Mongolia è in guerra contro l'impero cinese. Mi state dicendo che non ha più satelliti l'impero cinese? Interessante! Quindi io teoricamente potrei buttarmelo nella sfera di influenza. Sì, però adesso sto lavorando da altre parti, d'accordo. Torniamo noi. L'amministrazione è al 95% dell'efficienza, il che è pazzesco e ottimo, però costa anche un occhio nella testa. Adesso abbassiamo il mantenimento della nostra flotta e abbassiamo anche il mantenimento del nostro esercito, onde non fallire. Portiamo la velocità a 4. Troppo felice di questa guerra, ragazzi. Abbiamo staccato un pezzo di Austro-Ungheria. Populismo verso establishment. Abbiamo staccato un pezzetto di Austro-Ungheria. Abbiamo il tasso di alfabetizzazione al 17,7, quasi 15 punti di ricerca. Le cose stanno andando nella direzione giusta. E soprattutto abbiamo i tedeschi che ci parano le natiche. E in Europa abbiamo vinto la nostra prima guerra. Not bad at all. Davvero. Per quanto continuerò a fare encourage clergyman, non lo so ragazzi, il punto è che io finché non ho abbastanza craftsmen che mi migliorano. Ok, posso migliorare le relazioni con gli ottomani. Finché non ho abbastanza operai che mi migliorano l'efficienza delle fabbriche, non so davvero cosa fare. Ho visto due progetti però. In Ingria, munizioni, fabbrica di munizioni, a Kiev, fabbrica di liquori. Iniziamo ad avere i primi capitalisti, impressionante, non pensavo. Attenzione perché c'è una crisi. Attenzione, attenzione. Gli ottomani ci chiedono di stare dalla loro parte in una crisi. Quale sarebbe? Da un lato l'Albania, da un lato gli ottomani. Declino. Ok. Allora, fermi tutti. Sì, siamo interessati alla crisi. La Germania sta con l'Albania. Il Belgio sta con sta con l'impero ottomano. E noi stiamo ovviamente con i tedeschi a supportare l'indipendenza albanese. Perché dobbiamo iniziare a sgretolare l'impero ottomano. Spero soltanto che lo UK non stia con il Belgio a supportare gli ottomani. Perché se così fosse sarebbe una guerra pesante, altrimenti potremmo, insomma. Va bene. Ragazzi, abbiamo il biologismo, abbiamo un sacco veramente di tecnologie utili. Io provo a iniziare con la Experimental Railroad. Merda!
Il Regno Unito si è messo con il Belgio. Se l'Austria e la Svezia si mette. Sì, l'Austria c'è la Svezia, se si mette anche la Svezia, la situazione diventa difficile. Perché Germania e. Abbiamo il darwinismo! Quanto godo! Efficienza educativa più 50. Adesso sì che il tasso di alfabetizzazione cresce. Da adesso in poi il tasso di alfabetizzazione nel nostro paese crescerà. Il problema è che il nostro paese potrebbe avere un grosso problema. Se la Svezia non si mette dalla nostra parte, ma anche se la Svezia si mettesse dalla nostra parte. White peace, c'è andata di culo, ragazzi. C'è andata di culo con questa crisi scampata, guerra contro il Regno Unito scampata. Io vi ringrazio per essere rimasti con me. Vi do appuntamento al prossimo episodio. Impero russo, che secondo me dobbiamo essere orgogliosi di lui. Come vi dicevo, a inizio partita, controlliamo. Abbiamo se quasi 79 milioni di russi. Nel prossimo episodio sicuramente supereremo gli 80, ma probabilmente anche di più. Io vi ringrazio per essere rimasti con me e molto presto ci vediamo e andiamo avanti con questa partita che mi sta appassionando troppo. Un saluto.